I casi segnalati sono 6 e riguardano per lo più le dichiarazioni di reddito fatte al centro dell'impiego. Alcuni candidati assunti avrebbero dichiarato di aver lavorato in aziende di trasporto pubblico a Malta, ma in Italia hanno dichiarato reddito zero. Ci sarebbe un caso di esperienza lavorativa presso il Ministero della Difesa come servizio militare o in una ditta di noleggio, ma entrambi non sono requisiti validi in questo caso. Nella maggior parte dei casi segnalati inoltre si dimostrerebbe con carte alla mano che nessuno ha in attivo i 180 giorni richiesti di esperienza nel trasporto pubblico. Sono solo alcuni dei casi che sono stati rilevati da un escluso alla graduatoria ATM per l'assunzione di 30 nuovi autisti, che aveva già suscitato le prime polemiche alla voce dei requisiti della mancanza di contenzioso con l'azienda. Tra i vari requisiti richiesti per accedere al bando, un minimo di esperienza nel trasporto pubblico locale di almeno 6 mesi e il possesso di adeguata patente e certificato per il trasporto dei passeggeri. La diffida presentata da un escluso è stata notificata anche alla Guardia di Finanza, al sindaco De Luca e alla sua giunta e infine al Consiglio Comunale. Si attendono adesso i risvolti.